Ho bisogno di un po' di tempo per pensare a ciò che è appena successo. Ma guarda, io ci ho messo 19 episodi a non capire niente, quindi fai te. Non ho capito. Va andrò avanti. Ma cosa è successo? Perché tutto un tratto ci lasci la. Cioè, oh, sarò sempre con te. Ciao. No, prego. Un bivio? Perfetto, io adoro i bivi. Però non devo cadere nei trucchi, mi ha detto lei. Forse dovrei dargli del tempo. No, ok, forse devo cadere nel trucco. Vado di qua, eh. Come al solito, salvo sempre, che non si sa mai. Qua vai a capire che cacchio succede. Certo, cosa deve succedere adesso? Cos'è? Allora, ho una teoria e credo si chiami specchio. Sfortunatamente questo non era il posto più buio. Ma che succede? Che cacchio sta succedendo, ragazzi? Ah, ok, è la storia di lei. Ah, va bene, ho capito. Sì, allora sì, è confermato che lei è l'ultima ragazza. Basta, togliti dalla mente, non è quell'altro. Questo è quello col cappello. Angel? Questo è il tuo nome? Ho capito tutto. Questa era la storia, infatti, che lei si svegliava sopra una sedia in mezzo agli specchi. Ed era arrivato quel tizio. Sono di nuovo io. Eccolo. Là. Ma che cacchio è? Un uomo da. Non lo so. Carino, giusto? Come ti senti ad essere. Ad essere? Cambiato voce. Questo è il tuo regalo per me? Perché sì, è così. Non sono generosa? Generoso? Ma non capisco, dimmi se sei maschio o una femmina almeno. Tuttavia, c'è molto più di incrociare gli occhi quando bisogna arrivare a vivere, mia cara bambina. Non lo so cosa sto leggendo. Davvero non. In realtà sto cercando di capire. Cosa intendi? Felicità, strife, blissful tears, lacrime. E lacrime di rimpianto. Regardless. Oddio, ho un lapsus. Non mi ricordo cosa vuol dire. Però lo so. Forse in condizioni normali lo saprei. Regardless della forma di vita che sei. Sei un'umana, un angelo o un poeta. Non lo so. Non lo so. Che cacchio sto leggendo? Cosa sta succedendo? Perché parlano così male loro? Perché usano questo inglese? Non potete scrivere. The cat is on the table, una roba. Vivere, ragazza mia, viene con un array di emozioni forti, profonde e un overwhelming senso di fulfillment. Non sei curiosa? Sì, voglio sapere cosa state dicendo, più che altro. Curiosa di cosa? Riguardo cosa strive. Cosa strive? Non strive niente. Per la cosa che desideri di più, il pocket mirror, e che hai perso. Perché tutti vogliono sto pocket mirror? Porca vacca, ma non ce l'avete un orologiaio vicino a casa? Che peccato, eh? C'è bisogno di essere così drammatici, Angel. No? Lo rivuoi indietro? La tua chance di felicità? Ma che cacchio stai dicendo? È uno specchio, eh? C'è solo un modo per te per riavere quello che avevi una volta. Per quello che era tuo una volta. E quello è. Hai capito, mia ragazza? Ragazza mia? No? Che è successo? Non mi dire che ho perso, è perché se mi dici che ho perso, dopo tutto sarò. Ah, ti conviene. Cosa? Molto eager, giusto? Tu! Posso sapere che è successo? Non c'è bisogno di essere ashamed, Angel. Tieni, prendi questo. Wow. Buon compleanno. Capisco la tua urgenza meglio di quanto tu possa immaginare, ma sai, ragazza mia, le cose belle tendono ad arrivare a chi sa aspettare. Credimi, sono qua da molto tempo, mentre despite la mia apparizione, come faccio a rivedere quello specchio indietro? Ti suggerisco di iniziare tappandoti la bocca. Ah, va bene, grazie. Cosa? Oh mio Dio, ma lì. Ok, hai fatto. Dove sei andata? Raga, ma questo è il pezzo. Ha un dito, è il suo dito. Quella mia, mi ha trollato. Gli farò vedere io. Ah, è un tizio, ok. Raga, ma questo è il mio dito. Che non posso tornare. Ma perché c'ha un dito mozzato? Che cacchio gli è successo? Sì, ma questo qua. No. Oh mio Dio. Quella era la stanza iniziale nostra comunque. Dove cacchio sono? Infatti vedi che cioè, siamo tornati. Non so dove. Dove diavolo siamo? Maledizione. Oh, eccomi. Ciao. Quello è il party alla festa. Oh mio Dio, ma in un posto che tu non puoi ancora raggiungere. Cosa intendi? Intendo ciò che intendo, mia cara Angel. Pazienta per adesso. Tu vuoi quel pocket mirror, giusto? Se ha veramente il potere che tu hai detto, speriamo che lo abbia. Cioè, in realtà allora lei non è nostra amica. Oh, se solo potessi essere in quel party. Ok, non capisco. Non fare quell'espressione ora, cara. Potrei essere un bullo, ma certamente non mento. Posso chiederti una cosa? Oh, diventare come lei? In che senso?
Aspetta, qual è il tuo problema? Ah, c'è una porta qua. Quella porta che avevamo visto prima. Con la zucca sopra e tutto. Ok. Però non ho capito. Cioè, lei, che periodo siamo adesso? Questa è la sua storia prima di incontrarle. Prima che noi l'abbiamo incontrata? O dopo? Perché vedete, lei sta guardando praticamente il filmato della nostra vita. Guarda, l'Angel. Se solo potessi prendere quel pocket mirror. Chi è la ragazza di fianco a lei? Preoccupati di ciò che mi importa, mia cara. Io so cosa voglio. Non c'è bisogno che me lo ricordi. Ok, aspetta però. Sei un po' impertinente, eh? Sembra che non ci sia bisogno di sprecare il tuo tempo con te. Di sprecare il mio tempo con te. Posso farti una domanda? Oh, mia cara, cioè, povera Angel. Tante domande, ma così poco tempo. A te cosa importa? Cioè, nel senso, a te cosa ci guadagneresti? Oh, beh, quella è una lunga storia. Bene, tanto urli, urli, ridi e basta. Tutto ciò che voglio è che la mia figlia, la dorata, ottenga la libertà che desidera. Cosa ci potrebbe essere d'altro che la felicità, l'amore della mia incondizionata figlia Angel? Non lo so. Non lo so cosa sta leggendo. Mi sta dando fastidio. È lei che ride in quel modo, porca vacca, che fastidio. È uno scambio giusto, mia cara. Io ti do la mia parola, tu hai la libertà. Cioè, tu avrai la libertà finché otterrai quel giocattolo. Il giocattolo di lei. Però sono due cose che guadagno io. Cioè, nel senso, tu mi dai la tua parola e io ottengo il guadagno. Ma te cosa ci ottieni? Cioè, non è uno scambio questo. Ah, ok, qua c'è. Ok, qua c'è flitta. Qui c'è cosa? Arpa. La sanguinaria. Cosa? Come si chiamava? Lisette? E poi c'è io. C'è io. Ok, fin qua ci siamo. Mi devo rivedere tutta la storia? Ma sì, ma alla fine non mi interessa niente. Stanno giocando, sì. Cioè, che cacchio me ne frega a me di farti vedere la storia? Grid è porca vacca, sempre grid. C'è sempre quel grid in mezzo. È uno dei vizi, dai. Mia cara è una spada con una doppia lama. Tuttavia non ti affligge la cosa, non lo so. Ma io ho te dalla mia parte. Ora ci siamo. Ma posso sapere seriamente che cosa sta succedendo? Cioè, non mi interessa a me in realtà rivedere le storie degli altri. Le ho fatte io. Cioè, se poi è una cosa che ti serve a te per parlare, e che mi serve a me più che altro per la storia, è un conto. Ma se mi devi fare vedere le storie di continuo, basta. Che cacchio è qua tutta sta roba? Potresti considerarlo un regalo da parte mia, Angel? Che cosa mi avresti regalato? Ho delle grandi aspettative per te, mia cara Angel. Ha uno specchio finto, una cornice. Mi ha regalato una cornice, non ho capito. Oh mio Dio. Cioè, questo è il primo incontro. Finalmente sei venuta da me. È il primo incontro che abbiamo fatto con Angel. Ho capito, quindi lei gli ha regalato uno specchio. O perlomeno lei gli regala gli specchi che gli permettono di vederci. E noi abbiamo visto tutta la storia. Ok, quindi adesso noi sappiamo la storia. Non può essere! Devo parlare ad Angel! Lei vuole solo il pocket mirror. Allora perché fa tutte ste scene che non ho capito? Perché ha distrutto tutto prima? Dove è che sono finito? In un rito satanico? Cos'è? Angel! Ah, no, è lei seduta, oh mio Dio. Angel, mi fai paura, accendi la luce. Ho bisogno di parlarti. Lo so. Lo sai? So cosa mi stai per dire. E allora dammi già una risposta. Il mio nome non è Angel. E fin lì. Io non sono te. Angel, cosa ti è successo? Vorrei sapere la stessa cosa. Vorrei chiederti la stessa cosa. Scusa per la mia reazione prima. Io ho paura, Angel. E lui ti ha tricked you. Cioè ti ha ingannata, giusto? Beh, è vero, potrebbe essere un inganno del tizio. Angel, ascolta. Angel, ascolta. No, non posso crederci. Tu gli hai permesso di prendersi gioco di te. Dopo tutto quello che ho fatto per te. Non è giusto, Angel. Per favore, non mi chiamare in quel modo. In che modo dovrei chiamarti? Boh, forse col mio vero nome, se lo sai. Inizia con la G però, eh. Lo so, l'ho letto, ok? Me l'ha detto Lisette, che è affidabile. Smetti di deludere te stessa. E questo è solo un suo gioco per confonderci e separarci, non vedi? Adesso mi stai confondendo, cioè mi sta confondendo tutto in realtà. Cioè, come fai a credere adesso a qualcosa? Non puoi credere a niente, perché se credi a lei non lo sai. Cioè, te devi vedere se era vero lo specchio o se era vero lei praticamente. Di che cacchio ti fidi, mo, dello specchio? Vieni con me, riuniamoci. Come avremmo dovuto. No! Cosa intendi? Non riesci a vedere cosa sta cercando di farci? Per favore, Angel! Devi credermi. Ma io non... Io E allora cosa? Credi a lui? Tu non sai com'è. Se vai da lui ti. no, Angel! Cosa? Non lo andrò a incontrare, ma non posso credere nemmeno a te! Oh, almeno quello l'hai capito. E quindi cosa hai intenzione di fare? Io so che il mio nome non è Angel, non sono parte di te! Perché te l'ha detto lui? No, io! È così? È solo che non so chi sia. Chi sei? Per favore, devo sapere una cosa. Non ho bisogno di armi. Tutto quello che vorrei sapere è chi sei. Chi sono? Oh mio Dio, cos'ha un piccone in mano? Io sono te, Angel. No, tu non sei. Tu sei me.
No! Ok, aspetta che mi preparo a correre come Speedy Gonzales. Dimmi allora, chi sei tu? Non lo so! Non lo sai? Beh, allora chi lo sa per te? Arpa? Angel! Sì, forse lei lo sapeva, finché non l'hai uccisa dopo averla tradita, dopo aver tradito la sua fiducia. Beh, allora forse Flita è quella bambola, che si chiamava la bambola che non mi ricordo già più. Boh, Egliet? Egliet, sì, Egliet mi pare. Ti aiuteranno loro, eh? Angel, fermati! E allora che mi dici di Lisette? Quella povera ragazza torturata che hai torturato per così tanto tempo. Ti dirà lei il tuo nome? Beh, in realtà ci ha provato. Non ho capito infatti perché non me l'ha scritto. Cioè perché era cancellato il nome? Porca vacca. Perché le difende allora? Non ho fatto niente per te. Niente comparato a ciò che ho fatto io. Flitta non ti ha aspettato per tutto questo tempo. Arpa non ti ha guidato come ho fatto io. E Eliseto non ha sacrificato te stessa per te? Se stessa per te come ho fatto io? Ma non hai sacrificato niente. Se sei ancora qua. Basta. Basta, Angel. Basta Angel, basta. Hai rotto le palle, ok? Vedo che hai perso il tuo temperamento. Ma si evolve adesso? Vedi che si trasforma? Ti perdono, Angel. Cosa? Non dobbiamo andare da nessuna parte. Tutto quello che dobbiamo fare è stare insieme, giusto? Ma per me è pazza sta ragazza, cioè, non capisco come ragiona. Che cacchio stai parlando? È quello che hai detto, Angel. Hai detto che saremmo state bene finché saremmo state insieme. Sì, e poi hai detto il contrario. Cioè hai detto che volevi non seguirla. E adesso perché stai dicendo questo? Sei pazza. Hai iniziato a fare effetto alla droga, forse? O ne hai presa altra? Non è la risposta che cercavamo? Cosa? C'è rimasta male anche lei? Tutto quanto andrà bene finché saremo insieme? Ma ti sei drogata di nuovo, ma basta droghe. Almeno quando parli con me, basta droghe. C'era scritto così. Non è la risposta che stavo cercando. Vieni, Angel. Non so. No, ma cos'è sta roba? Che cacchio sta succedendo? Cos'è? Che roba è? Un trono? Con Flitta, Lisette e Arpa? Ok? Dove sono? È così bright. È così celestiale. Oh mio Dio. Va bene. Ok, benvenuta Angel. Tu? Il mio nome è Platinum. Ma che cacchio è sto? Cosa sta succedendo? No, tu? Vieni, mia ragazza. Tempo per te di riunirti con noi. Cosa stai facendo? Fermati. Non c'è bisogno di urlare, Angel. Lasciami andare. Questa è la risposta che cercavamo da molto tempo. Questa risposta è ora la nostra casa, la nostra ragione. Di che cosa stai parlando? Ma sono tutti drogati in questo posto. Noi siamo stati enlightened, Angel. Non c'è bisogno di domandarti le nostre ragioni di nuovo. Cosa? Ora potrai stare in pace con me. Con noi. Sembra una roba tipo un raduno di hippie in quel caso. Dai, ma questa è stata... No! Potrei perdonare i tuoi demoni, mia ragazza. Ti proteggerò io. No, fermati. Dopotutto, tu sei una parte di me, giusto, Angel? Oh mio Dio, ma che roba... Che cacchio... È sparita, ride. Chi è che stai ridendo? Platinum? Ma chi è Platinum? Ma porca... E niente, è diventata una parte del gruppo... di alcolisti anonimi. Hippie. No, dai. Cioè, ma io sto andando. Oh mio Dio. Sto andando avanti da 50 minuti a non capire niente. Ci credete? Cioè, io non so neanche come ho fatto a non drogarmi per questi 50 minuti. Fine numero 1, Platinum. Cos'è? Cosa cacchio? Cosa? Oh mio Dio, ragazzi, è finito così. Cioè, ho finito con la ending 1. Alla prima. Cioè, ma non è durato un cacchio il capitolo di Angel. Noi non abbiamo neanche capito il nostro nome. No, raga, è bruttissima sta cosa. Non la voglio vedere. Ok, cioè, mi avete detto che praticamente esistono 4 finali diversi, credo. Ovvero uno buono, uno cattivo e 2 normali. Sta di fatto che, tipo, per gli altri finali dobbiamo salvare le altre ragazze. Gallery and Echoes. Ultra Room. Cioè, sì, mamma, ok, ma aspetta, ma io lo sto ricominciando praticamente. Cioè, io ho salvato come c'era scritto. Ho salvato il gioco. Però sta roba a me non mi ha spiegato niente. Ok, ho preso il Pocket Mirror, posto. Ok, no, cosa? C'era anche l'inizio? Io ho raccolto la perla rossa. Vi ricordate le biglie di inizio gioco? Cioè, perché è strano, è strana come cosa. Non ho ricominciato il gioco. Che cacchio è sta roba adesso? Contenuti extra costano 25 Pumping Charm. Ah, hai capito. Ok, questo è il gioco da capo praticamente. Solo che ci sono dei contenuti extra che si prendono con... ho capito tutto, più o meno, cioè circa. Però è finito, cioè in teoria è finito, anche se è finita male. E quindi tipo adesso devo fare gli altri finali volendo. Però penso che ci metterò veramente tanto, perché
devo rigiocarmi tutto il gioco, farlo per bene, perché devo salvare praticamente le altre ragazze. Io non so che finale ho fatto, poi cerco comunque gli altri finali, come farli anche. E appunto, ci metterò un bel po', però vi farò vedere anche gli altri finali. In ogni caso, per questo episodio è tutto. Per cui termino qua il video. Ci vediamo al prossimo video, prossimo finale, non lo so, quel che è, sempre su Pocket Mirror. Qua da Landolf è tutto. Ciao a tutti.